Ciao a tutti ragazzi, sono Luke e benvenuti in questo nuovo video di Luke Sattack. Benvenuti e ritrovati ragazzi dopo tanto tempo in questo velocissimo video di Luke Sattack. Non è un vero e proprio Luke Sattack, oggi non farò vedere quasi nulla. Diciamo che facciamo un piccolo unboxing, un unboxing di un qualcosa che ho acquistato qualche giorno fa ed è arrivato oggi da Amazon e l'ho visto in qualche video su YouTube. Ho detto cacchio, questa cosa ci deve essere il Luke Sattack. Questo ragazzi è un unboxing, vi faccio vedere cosa ho acquistato e nei prossimi video faremo un qualcosa con questo. L'oggetto misterioso ragazzi in questione è questo qua. Non so se si vede, è una penna 3D. È una penna 3D davvero figa, non l'ho mai provata, appena arrivata, l'ho comprata a scatola chiusa per cui c'erano modelli che costavano un sacco di soldi, modelli che costavano poco, ho preso una via di mezzo, l'ho pagato all'incirca 60-70 euro, spesi a cacchio, sono sincero, non vi consiglio di spenderli se non vi serve, infatti a me non serve, però ero molto curioso di provarla dal vivo e soprattutto di metterla in Luke Sattack. Andiamo ad aprirla insieme ragazzi per la prima volta e vediamo subito cosa c'è dentro. Dei colori, questi qua sono colori ragazzi in plastica, dovrebbero essere, ora non so il materiale, credo sia plastica comunque sciolta, poi andranno a fare le quello che siamo noi. Sono di 1,75 mm, per cui abbastanza piccoli. Poi abbiamo, questa è la cosa fondamentale ragazzi, il libretto che non leggeremo mai, un caricabatterie e la penna. Sì, può sembrare un vibratore, un dildo. Infatti lo prendo con aria suggestiva. Perché è tutto bianco qua? Non pensate male, però guardate. Sembra usato e rovinato. Ragazzi, io non so manco come si usa. Allora, sicuramente sarà scarico. O magari c'è un modo per accenderlo. Io ora non lo so. Ma deve essere alquanto figa. Una cosa importante, ho comprato a parte. Perché qui abbiamo... qui abbiamo la bellezza di tre colori. Abbiamo il blu, l'arancione e il nero. Siccome voglio fare una cosa un pochino particolare con queste cose ragazzi nel prossimo video, per cui se siete curiosi e volete vedere il prossimo video di Luke Sattack, quello che voglio fare, spero di non deludervi ragazzi, è una cosa alquanto carina per me e per voi, spero, e spolliciate, arriviamo a 3-4 mila like e vi faccio uscire al più presto il video della cosa figa. E ho comprato a parte, dicevo, altri mi devono ancora arrivare ragazzi, per cui in questi giorni dovrebbero arrivarmi. Li ho comprati da Amazon, ma ci metto qualche giorno in più perché era l'unico posto dove prenderli. Gli stessi colori ma quelli fluorescenti, e anche si illuminano di notte, per cui fantastici. Poche parole, questi ragazzi non sono altro che colori a parte. Già colori che avevamo, ce ne sono molti di più. Eccoli qua, manca un pezzo di nastro, perfetto. Abbiamo il verde, abbiamo il giallo, abbiamo il bianco, abbiamo il nero, abbiamo il blu, abbiamo il rosso e abbiamo basta. Abbiamo sei colori in più, eccoli qua. Ragazzi, allora, è plastica, credo sia plastica comunque. Ora non so che materiale di preciso, ma credo plastica. Che poi sciolta con il laser e calore interno, credo si sciolga e faccio appunto le cose in 3D. È fantastica ragazzi, io in questo video vorrei mostrarvi qualcosa perché sennò sarebbe un video Kaiser. Invece lo faccio così corto, ambresso ambresso, così come viene, senza montarlo né nulla, perché volevo semplicemente aprire la scatola insieme a voi. È la prima volta che la ho in mano, non fate maliziosi, non pensate male, e ora la metterò sotto carica, leggerò i vostri commenti e poi ci vediamo al prossimo episodio dove speriamo di farvi qualcosa di carino con questa penna 3D. Un bacione e un abbraccio da Luke Sattack, è tutto, e questo video era anche per ricordarvi che la serie va avanti, continua e ci saranno cose sempre più fighe, solo qui a Luke Sattack.